Ancora una volta un carcere, ancora una volta un gesto di amore. Francesco, dopo la parentesi della pandemia, torna a celebrare la messa in cena Domini in una periferia. Sceglie il nuovo complesso penitenziario di Civitavecchia, dove arriva nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16. Ad attenderlo, detenuti, una rappresentanza degli agenti e del personale della casa circondariale e il ministro della giustizia italiano, Marta Cartabia. Subito in cappella, il rito della lavanda dei piedi che commuove. L'anziano pontefice che bacia la pelle di diversi colori, che si china e sorride con infinita tenerezza, accogliendo lacrime, ascoltando storie e ricevendo promesse. 9 uomini e 3 donne con un passato di fragilità e cadute e un presente di reclusione. Tutti increduli e felici. Poco prima l'omelia a braccio per spiegare quel gesto di umiliazione e servizio di Gesù che lava i piedi anche al traditore Giuda. Il cuore di Gesù, no? Che al traditore gli dice amico, anche lo aspetta fino alla fine. Perdona tutto. Questo vorrei metterlo oggi nel cuore di tutti noi, anche di me. Dio perdona tutto e Dio perdona sempre. È importante servire, continua il Papa, a fare tutto questo, senza interesse, un fratello verso l'altro fratello. E così spiega anche il perché della sua presenza nel carcere. Lo faccio di cuore perché noi sacerdoti dovremmo essere i primi a servire gli altri, non sfruttare gli altri. Il clericalismo delle volte ci porta a questa strada, ma dobbiamo servire, questo è un segno. Servire senza giudicare, ribadisce Francesco, che poi accoglie i doni e prima di rientrare in Vaticano incontra 50 persone nella sezione di massima sicurezza.